Bye. <sweak> È palese che in quel territorio si viva una situazione di disagio e disumanità incredibili. Ed è corretto capire se la risposta di Israele e anche in che misura Israele stia contribuendo a ciò. Quindi, da parte mia, non, non reputo sbagliato quello che ripeto essere, a mio avviso, un atto dovuto. Ciò che reputo invece sbagliato è la strumentalizzazione che si fa di questa cosa perché dal dire è corretto che il procuratore generale abbia avviato una procedura di questo tipo, come ha ben detto Francesco, quel, quell'organo è nato proprio per questo, quindi bene che lo faccia, anche per chiarire appunto chi abbia la colpa di che cosa, ben altra cosa è utilizzare questo avvenimento per dire che Israele è un assassino, che Israele ha avuto una risposta fuorviante perché... Lo ricordo: a voler questa guerra, a volere questa situazione, non è di certo Israele. Israele negli anni diverse volte ha tentato, nonostante si trovi circondato da soggetti ostili, siano queste strutture statali, parastatali o terroristiche, ha tentato una, un ordine di pace. Che i primi accordi di pace rifiutati sono stati quelli del 48 e furono rifiutati. E ricordo che lì era una risoluzione dell'ONU. Furono rifiutati dalla parte araba che il giorno dopo che i britannici se ne andarono, iniziarono quella che fu la prima delle tante guerre. Che dal 48 ad oggi hanno portato quell'area a destabilizzarsi. Nel 95, gli accordi di Oslo, dove peraltro un ex presidente israeliano, ex militare, che volle quegli accordi, morì proprio in un antediluviano fatto da una forza di estrema destra di Israele, dopo aver pronunciato un discorso in cui egli stesso, dopo essere stato militare per 27 anni, affermava che la via della pace è preferibile a quella della guerra. Chi ha voluto questa situazione, chi non ha mai voluto la pace, certamente non è Israele, che ha tutto il diritto di difendere i propri cittadini e possibilmente, e dico possibilmente con estrema amarezza, di riportarli vivi a casa. Ci sono però purtroppo degli organismi, e parlo di terroristi ed estremisti, che vivono sulla guerra che questa pace non l'hanno mai voluta e nel momento in cui la si stava per raggiungere o quantomeno ci si stava provando, hanno fatto di tutto per distruggerla. Dunque ci sono degli organi che vivono di guerra, senza la guerra questi organi non esisterebbero, estremismi e terrorismi e quindi il problema purtroppo sta tutto lì. È chiaro che la guerra non piace a nessuno e la guerra purtroppo non la si combatte con i fiori. Purtroppo di come si combatte con bombe e missili. Dobbiamo tener conto di quella che è la realtà di Gaza, un'area dove purtroppo Hamas ha trovato terreno fertile anche utilizzando edifici civili e civili medesimi come scudo, per quanto Israele negli anni nel tempo abbia tentato di sviluppare delle è brutto da dire ma delle tecnologie che evitassero il più possibile delle vittime civili e dove possibile fa degli attacchi mirati per colpire chi milita in Hamas fattivamente, purtroppo questo non è sempre possibile. E il fatto che Hamas in realtà sia una forza, secondo me, talvolta sottovalutata. Lo dimostra anche il fatto che la guerra lì a Gaza, questa volta, stia durando davvero tanto. Se Israele avesse avuto questa forza bruta di voler radere al suolo tutta Gaza, di voler sterminare tutta la popolazione lì presente, dato che si è più volte detto che Israele è una forza militare di gran lunga superiore, a questo punto credo proprio che l'avrebbe già fatto. Anche perché in termini umani, di tempo e di risorse, gli sarebbe assai più convenuto. Quando io ho detto che ci sono i terrorismi e gli estremismi che vivono di guerra, io intendevo anche gli estremismi politici dentro Israele. Ovvio, Netanyahu, secondo me, vive un momento storico che come leader politico in qualche modo lo obbliga ad essere estremista, lo obbliga a dover prendere delle scelte anche difficili perché purtroppo... Quella che i leader di oggi ereditano sono generazioni cresciute e fomentate sull'odio l'una verso l'altra. Quindi Netanyahu ha certamente le sue colpe, Netanyahu ha preso e la classe dirigente che lo accompagna delle scelte scellerate volte non a stabilizzare e raffreddare la situazione, ma talvolta ad incrementare eh, sempre di più lo scontro però è un leader che in questo momento si trova attaccato da un po' tutte le parti e che sente, secondo me, la responsabilità di dover difendere una popolazione e uno Stato che è relativamente giovane. Non lo giustifico, non lo giustifico però va contestualizzato a quello che è il tempo attuale. Questa situazione è frutto di diversi errori eh. storici, della convinzione, un po' come anche si è fatto in Ucraina purtroppo di pretendere che congelare le situazioni porti all'autorisoluzione di quelle situazioni medesime. Purtroppo non è così. La situazione israelo-palestinese la si è voluta congelare, farla rimanere lì e poi è esplosa. Mi dispiace davvero tanto che si metta in dubbio l'integrità di una democrazia che, una delle poche democrazie presenti in quell'angolo di mondo, una democrazia, una comunità, una popolazione che peraltro nel corso dei secoli in Europa è stata parte integrante del nostro progresso, del nostro essere democratici e, lo dico molto chiaramente, orgogliosamente europei.